che non volevo venire fuori, stavo bene, non volevo venire al mondo. Mia madre mi ha partorito da 18 mesi, ha fatto 3 mesi nel sala travaglio, mamma, 3 mesi. L'ultimo giorno l'ostetrica, disperata, ha preso il megafono, ha detto, sì, apri coscia, mamma partorito, apri coscia. Si è messo col megafono in mezzo alle cosce, esci fuori con le mani alzate, la pace è circondata, dici cosa vuoi. E dice, voglio una culla a 7 stelle, sono un culo. Ah. Dice, ma ti hanno tirato, sei fatto un cesario? No. Di testa? No. Dice, di gomito? No. Di piedi? No. Dice, ma come cazzo è? Di fondo schiena, madre mia. Le chiappe, no. Mamma, 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 primo figlio, mamma, mio primo figlio, perché ha visto prima un culo, poi la faccia, ha detto, che cazzo ha fatto, due gemelli? Mi ha abbracciato e ha cominciato a cantare le prime Nina Nanne, cioè Nina Nanne, Nina Oh, questo bimbo a chi lo do? Ma tu che cazzo dici, ma io mo sono nata, a chi mi devo? Ma si è fumato, un biberon si è fumato, a chi mi devi dare? E non potevo parlare, cioè, glielo do all'uomo nero, se lo tiene un anno intero, io dormivo col telefono azzurro sotto al cuscino, solo sta stronza me la salita qualche canzonetta a me, mamma mia. Informate la vita, gliela do alla Befana quella puntata, ma tu con la Befana, vai. Se lo chiedo una settimana, meno male, pure un mese, che cazzo era, no? L'uomo nero lo metteva dappertutto, sembrava il suo amante segreto, girava con l'uomo nero, dice che me andiamo a far spaventare il mio bambino con l'uomo nero, ehi, voglio, ehi, se non vai la pappa, uè, dice, ma che stai dicendo? L'uomo nero, mangia! Ma la tua fragava un piatto! Ananda, e se non fai la nanna, uè! L'uomo nero, l'uomo nero no! Mi partellava una cosa, andavo in cameretta io, pum, l'uomo nero, pum, l'uomo nero, giravo col click dalla chicco, così, l'uomo nero. Un giorno è venuto a bussare il senegalese che ha di sua casa, non ha bussato. Cioè, mamma, vieni a prendere qua con disgrazia, questa qua. L'uomo nero lo vedeva dappertutto, era una cosa pazzesca, le frasi che mi diceva mia madre, ma mi diceva a 50 anni, così che dì, l'altro giorno, sono andato a trovarlo in Puglia, c'era 42 gradi, così che dì, hai messo la maglia di lana, mamma stanno a 42 gradi, ma che cazzo vuol dire, il tempo può cambiare da un momento all'altro, e che dobbiamo un tsunami si può caricare, mamma, perché la mamma si preoccupa, quando ero piccino, mica mi chiamava, quando ero piccino, non mi chiamava mica Peppino, Pinuccio, Pinuccio, no, ma chiamo con un nome, Disgrazia. Io pensavo fino a 8 anni che il mio nome fosse Disgrazia. Disgrazia di acqua dopo. Mamma, vado a giocare a pallone. Non correre. Ma come cazzo io sono un scemo, mi sono canto. Non sudare. Come faccio a non sudare, mamma? Perché è la mamma che si preoccupa. Mamma, sto in panchina. Ah, in panchina. Non ti far male. Come la casca, la panchina. Sto in riserva! Ah, è finita la benzina, il motorino, allora. Non capiva la mamma perché dove... però ti amava, ti dava tutto, i soldi, per esempio. Dice, mamma, mi daresti 5.000 lire? 4.000 lire? Che fa che 3.000 lire? Perché 2.000 lire non basta, poi sono 1.000 lire e porti 500 lire, stai forza. Era la mamma, perché mia madre oggi non c'è mica le carte di credito o i